Intervistiamo Bruna Graziani, Massimo Margaroli e Gastone Tempesta, organizzatori di Carta Carbone Festival Letterario. Interviste e storie su Radio Venezia, live social. Bentornati qui su Radio Venezia, interviste e storie live social. Questa sera ai nostri microfoni c'è Bruna Graziani, Massimo Margaroli e Gastone Tempesta. Buonasera. Buonasera. Bruna, Massimo e Gastone sono organizzatori di Carta Carbone Festival Letterario. Ma Bruna, ci spieghi un pochino quando e come nasce Carta Carbone? Sì, intanto volevo specificare che noi siamo alcuni degli organizzatori del festival, perché la squadra è veramente grande. C'è un direttivo, un'associazione culturale che si chiama Nina Vola ed è composta da Alberto Trentin, Cristina Cason, Anna Laura Eibenstein, Antonio Varchetta e da me. E naturalmente c'è una squadra molto grande che ci lavora, perché il festival, che è nato 4 anni fa, sta avendo uno sviluppo veramente importante. Nasce appunto 4 anni fa da una scuola di scrittura, da un gruppo di appassionati di scrittura che non vedevano l'ora di organizzare un evento di questo tipo, che a Treviso mancava. E questo manipolo di pazze e di pazzi si sono dati coraggio e hanno cominciato a pianificare veramente nel giro di pochissimo tempo alcuni eventi che potevano diventare un festival. Il festival da subito ha avuto un successo molto importante, per cui siamo andati avanti con questo sogno, questa sfida e questa avventura. Quest'anno la 4ª edizione, siamo stati contentissimi perché l'afflusso di persone era notevolmente aumentato rispetto agli anni precedenti, e speriamo che in futuro si lavori così. Volevo dire solamente una cosa, che il festival è tematico e questo probabilmente ha fatto una parte della sua fortuna. Parla di letteratura autobiografica ed è l'unico festival in Italia che ha un tema di questo tipo. Ed è quello che ha permesso anche di farci riconoscere subito dagli editori, dagli scrittori, che insomma ben volentieri vengono ai nostri eventi. Sicuramente. E quest'anno ci sono novità? Allora, ci sono state delle belle novità. Appunto, abbiamo finito l'edizione domenica e c'è stata la novità del gioco da tavolo di Carta Carbone, che abbiamo visto che ha fatto un successone, questo ci fa molto piacere. Ci spiegate in cosa consiste? Sì, è un gioco in cui si deve costruire un racconto in modo collettivo, quindi non c'è un vero e proprio vincitore, è appunto un gioco collettivo e collaborativo. E abbiamo giocato in molte delle piazze della città, abbiamo visto che molte persone andavano via col gioco sotto braccio, ci ha fatto molto piacere. Abbiamo avuto una massiccia presenza di giovani che ci hanno aiutato e la presenza anche dei richiedenti asilo, che hanno fatto uno spettacolo molto interessante, molto importante, anche questo apprezzato. Anche i ragazzi del progetto Giovani, ad esempio, hanno contribuito al festival creando una canzone, la canzone di Carta Carbone, che è risuonata insomma in tutte le location del festival per tutta la durata dell'evento. Non vi chiedo di darci un assaggio di questa. Se volete, volentieri. Ma come è organizzato il festival? Ci spiegate un po' come funziona? Il festival ha una durata di 4 giorni, dal giovedì alla domenica. Sono circa una 70 di eventi che vengono realizzati nei luoghi più belli della città di Treviso, dalla Loggia dei Cavalieri a Santa Caterina, alla Sala Consigliare del Palazzo dei 300 e a molti altri posti. Quest'anno erano 16 posti. Sì, è trattato di incontri con gli autori di libri, ma anche di spettacoli musicali, così come dei laboratori di scrittura per adulti, ma anche per bambini. Una macchina immensa che ha potuto funzionare grazie al grande lavoro che ha fatto la nostra squadra di volontari che ci supportano durante il periodo del festival. Ma per riuscire a partecipare a questo festival siete voi a scovare appunto gli autori? Allora, sì, naturalmente, alcuni si propongono e altri noi cerchiamo di individuarli proprio tra gli scrittori che hanno scritto libri di letteratura autobiografica, e sono veramente tanti, e nonostante si possa pensare il contrario, perché si pensa che la letteratura autobiografica sia una letteratura di nicchia, in realtà non è affatto così. Infatti a volte proprio abbiamo il problema di sovraffollamento, di decidere chi scegliere piuttosto, se scegliere uno scrittore piuttosto che un altro.
E negli ultimi anni avete, dato che avete detto che avete avuto un incremento di successo, appunto, ed è sempre più richiesto, avete una maggior richiesta di partecipazione? Ci sono più scrittori autobiografici che stanno emergendo? Sì, sì, ce ne sono sicuramente di più, almeno questa è la nostra percezione, ma forse è una percezione dettata dal fatto che, conoscendo Carta Carbone, loro si propongono, quindi abbiamo una quantità di proposte superiore. Probabilmente anche questo. E le sedi quali sono? Bah, le sedi le abbiamo citate prima, abbiamo come nostro punto centrale la Loggia dei Cavalieri, quindi uno spazio aperto, è una costruzione medioevale e quindi tutti quelli che passano per la via principale della città possono vedere alcuni degli eventi e trovano il nostro info point presidiato dai nostri splendidi volontari. In totale quest'anno erano 16, vorrei ricordare che i posti più belli per noi sono stati la chiesa di Santa Caterina, che è un museo di una bellezza indescrivibile, e anche la sala che utilizziamo con maggior capienza e che in alcuni casi è stata riempita in ogni ordine di posto possibile. Abbiamo usato la sala consigliare del Comune di Treviso a Palazzo dei 300, abbiamo utilizzato la sala Tra, abbiamo utilizzato tante altre sale che sono all'interno di Treviso, e poi grazie a una collaborazione che abbiamo avuto con l'Università di Ca' Foscari, campus di Treviso, abbiamo utilizzato una sala all'interno del campus trevigiano per fare un'attività specifica con gli studenti e con l'Università del Volontariato. Aggiungo una cosa, anche Palazzo Ida di Francia, in cui si sono realizzati tutti gli eventi legati alla poesia, curati dalla professoressa Bellin. Beh, è un sacco di eventi, caspita. Sì. Diciamo che non state di certo con le mani in mano. Ma ci sono delle prospettive future in lista? Allora, le prospettive ci sono, vorrei però che prima Massimo ci raccontasse qualcosa della squadra dei volontari prima di concludere, perché veramente vale la pena, sono il cuore del festival e ci hanno dato tantissimo. Sì, i volontari sono la forza del festival, sono 130, che è un numero grande, come dimostrato dalle reazioni di coloro, autori e ospiti che vengono al festival, e che ci dicono che nessuno può vantare una squadra così grande. Ovvio che una squadra così grande va organizzata, va gestita, e questo è stato fatto da Virna Condotta, da Alda Buzzetto e dal sottoscritto. Non facciamo fatica a trovare i volontari, perché abbiamo oramai un pregresso, quindi i volontari sono quelli degli anni precedenti che tornano a fare i volontari. Il volontario di Carta Carbone è una persona particolare, è una persona che legge molto, è una persona che conosce gli autori, molto spesso scrive, per cui è suo piacere, sono appassionati, hanno piacere di partecipare e di lavorare con la squadra di Carta Carbone. Li abbiamo distribuiti, penso, bene nelle varie sedi del festival, il clima è stato buono e anche le reazioni del pubblico sono state favorevoli, molto favorevoli nei confronti dei volontari. Va citata quest'anno la presenza di 16 richiedenti asilo provenienti dalle varie sedi dove vengono alloggiati, quindi Caserma Serena e altre. Si sono offerti volontari, sono stati sempre disponibili, sempre pronti, sono stati la forza nella forza, perché ci hanno veramente dato una mano in certi momenti, sia, devo dire, sia nei ruoli più di rapporto col pubblico, hanno operato nelle sale dove si sono svolti gli eventi, hanno operato anche dietro alle sale dove si sono svolti gli eventi, quindi spostare, mettere... Certo, hanno dato il loro contributo e si sono dati da fare. Molto. Ripassiamo la parola a te, Bruna. Sì, concludo dicendo che appunto nonostante, proprio grazie alla buona organizzazione che c'è stata, quest'anno non siamo arrivati stanchi come alle scorse edizioni, e siamo già pronti per partire per la quinta edizione che sarà anche quest'anno veramente ricca di novità che stiamo sviluppando adesso, e speriamo insomma che anche quest'anno ci vengano incontro i nostri sponsor
che sono stati contenti, insomma, della collaborazione che hanno avuto con noi, perché hanno avuto grande visibilità. Con alcuni di questi sponsor abbiamo fatto degli eventi in collaborazione, quindi faccio anche appello, insomma, a chi ci sente, che se ha dei suggerimenti di sponsor, di aziende che sono interessate ad avere una collaborazione con Carta Carbone e la conseguente visibilità, siamo qui, insomma, scriveteci anche per altri suggerimenti di scrittori e di eventi che volete. Benissimo, e adesso andiamo a dare i vostri riferimenti, così vi possono contattare su Facebook come Carta Carbone Festival, vi possono scrivere una mail a direzione @cartacarbonefestival.it, possono visitare il sito internet www.cartacarbonefestival.it, oppure vi possono trovare come associazione culturale Nina Vola in via Maffioli 4 a Treviso. Bruna, Massimo, Gastone, è stato un vero piacere avervi qui con noi ai nostri microfoni. Grazie. Vi auguro di passare una buonissima serata, mentre voi, amici di Radio Venezia, continuate a seguirci per scoprire nuove storie. La tua intervista, la tua storia, solo su Radio Venezia Live Social.